Per me, così com'è, questo ministero, quel ministero e quindi quella ministra non è in grado di far funzionare la scuola e lo sta dimostrando. Però io per come sono fatto, appunto, cioè, guardo a casa mia, il problema per me è il PD, che di fronte a un atteggiamento, una posizione assolutamente irragionevole del Movimento 5 Stelle, della ministra del Movimento 5 Stelle e anche del Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, invece di combattere si è arreso. Lei, in dissenso anche dal suo gruppo, voterà contro il decreto sulla scuola, perché? Ma perché è un'occasione persa da un lato, nel senso noi avremmo potuto usare questo decreto per ripensare in attesa dell'avvio a settembre come funziona il sistema scolastico, cosa innovare, cosa cambiare, ma soprattutto per come sono stati trattati i precari. Questa era l'occasione di sanare una ferita, invece si è rifiutato di costruire un meccanismo di stabilizzazione che tenesse sicuramente conto di una valutazione della qualità di quell'insegnamento, ma riconoscesse il valore di quanto fatto in questi anni, e si è voluto considerare il precariato una colpa dei precari. I suoi colleghi di partito, che pure erano critici inizialmente, però dicono abbiamo migliorato a sufficienza il provvedimento, perché per lei non basta? Basta ascoltare le parole e l'opinione dei precari, per conto dei quali noi parliamo quando facciamo queste dichiarazioni, ci rendiamo conto che questo testo è insufficiente, perché sostanzialmente non riconosce, come invece si sarebbe dovuto fare, né gli anni di servizio né i titoli, come se quello che hanno fatto fin qui per la scuola non contasse nulla. Io credo che questo sia un gravissimo errore, cioè noi ci riempiamo la bocca di dichiarazioni di voler difendere, di combattere il precariato e di lottare per i più deboli, poi quando abbiamo l'occasione di farlo cediamo, e lo dico soprattutto al mio partito, il PD cede per non infastidire il Movimento 5 Stelle, in questo caso la ministra Azzolina. Si sta scavando un ulteriore solco fra il Partito Democratico e il mondo della scuola. Questo solco nasce anche in realtà dalla buona scuola di Renzi, quando lei, come dire, era classe dirigente di primo piano. Sì, ma io penso che appunto quello che noi stiamo vivendo poteva diventare l'occasione per discutere e in questo unire nel dialogo il mondo della scuola. La scuola è prima di tutto ascolto e confronto reciproco, e invece non lo si è voluto fare. Si è scelto per un'impontatura di andare avanti, e oggi il risultato è che l'ultimo giorno di scuola, che poteva almeno essere la festa in cui ci si rivedeva, invece è il giorno dello sciopero nel mondo della scuola. Lei vede un piano sufficientemente strutturato e sufficientemente coerente al momento per riportare gli alunni in classe a settembre, o è preoccupato che anche su questo fronte siamo in ritardo? No, ma non è che non lo vedo io, non c'è. Cioè, ad oggi non c'è un piano, c'è le indicazioni del comitato tecnico scientifico sulla base delle quali bisogna costruire un piano, che non esiste. E tra l'altro quelle prescrizioni sono complicate da applicare, quindi ci sarebbe un grande lavoro da fare appunto nell'ascolto e nel confronto, che invece non c'è, il che dal mio punto di vista denota l'inadeguatezza del ministero. Io non amo personalizzare, il tema non è la ministra, il tema è chi oggi governa collegialmente il ministero, che evidentemente non è in grado di gestire quel ministero. Io mi chiedo qual è l'idea di scuola che oggi ha questo governo e questo ministero. Io non l'ho capita e temo che non l'abbia capita nessuno. È vero che non bisogna personalizzare, è anche vero che poi la decisione politica sta in capo a un ministro che, secondo lei, può rimanere al suo posto o deve essere sostituito. Il PD dovrebbe chiederne la sostituzione. Ma io, il tema, ripeto, non credo sia chiedere le dimissioni di questo o quel ministro. Per me, così com'è, questo ministero, quel ministero e quindi quella ministra non è in grado di far funzionare la scuola e lo sta dimostrando. Però io per come sono fatto, appunto, cioè, guardo a casa mia, il problema per me è il PD, che di fronte a un atteggiamento, una posizione assolutamente irragionevole del Movimento 5 Stelle, della ministra del Movimento 5 Stelle e anche del Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, invece di combattere si è arreso subito, e però purtroppo in quella resa poi i danni li paga non Matteo Orfini, ma li pagano migliaia di precari, e credo che questo sia un errore.